sembra molto importante partire dal titolo. L'Umbria ha un cuore vivo e missionario, è proprio quello che ci proponevamo, cioè di cercare una sorta di ricognizione della dimensione missionaria dell'Umbria, a mettere a punto una sorta di formazione spirituale. Quindi, anzitutto un convegno per noi che siamo impegnati in questa dimensione, ma direi che la dimensione ovviamente della missione riguarda ogni cristiano. La riflessione davvero magistrale che ha fatto il professor Luca Moscatelli dal titolo Credo nel Dio della Misericordia ha messo, diciamo, il fondamento principale sia della fede sia della missione. Ci ha fatto riflettere sul fatto che non dobbiamo dare per scontato la nostra possibilità di cadere nell'idolatria, cioè a dire in una concezione di un Dio che non è quello biblico, cioè misericordioso. Questa fede riscoperta, riapprofondita nella maniera giusta, poi ovviamente deve portare ad un'attività, ad una missione appunto che sia coerente con questa fede. E come si realizza questo? Anzitutto prendendo atto di quello che già c'è. Quindi ci sono stati fatti preparati due video che sono stati molto interessanti, molto seguiti e che non sono, ahimè, completi, cioè non rendono conto di tutto quello che è l'attività missionaria della regione Umbria. E tuttavia hanno dato una spaccata molto interessante e credo che per alcuni, anche per me, non era così noto. Vedere tanta attività, tanta presenza missionaria nei mondi in cui c'è tanta povertà, tanta miseria, e vedere il sacrificio del missionario e missionaria, questo ha riempito il cuore di gioia, di gratitudine e di commozione. È stato bello che a un certo punto chi ha preparato il video si è commossa lei stessa, insomma, vedendo questo video e ha detto qui questo che stiamo vedendo, questa attività che è in atto tocca davvero il nostro cuore. In questo convegno noi immaginiamo di poter poi ripensare l'immediato futuro in termini più dinamici, in questo senso, ad intra, cioè un approfondimento della nostra fede, siamo alla conclusione dell'anno della fede, quindi una provocazione a vivere una fede più stimolata, più evangelica, più vivace, che era lo scopo ed è lo scopo dell'anno della fede, e sia poi mettere in atto un'attività più incisiva a livello missionario, ma a partire dalle missioni che sono qui vicino a noi, a partire dal nostro cuore, dalle relazioni con i fratelli e le sorelle con cui veniamo a contatto ogni giorno e che spesso magari non hanno presente il messaggio di Gesù. E quindi un'attività missionaria che parte da noi, che parte da vicino, dal nostro lavoro, dal nostro vivere quotidiano e poi si proietta nel mondo intero.